di TGEvent e benvenuti di nuovo nella mia cucina. Oggi faremo un primo di terra e di mare di Calabria, nuovamente, perché io uso sempre i prodotti della mia terra. Protagonista principale, i broccoli, peperoni verdi, acciughe dello Ionio, olio, peperoncino, provola affumicata, aglio e prezzemolo. Per prima cosa bisogna far bollire in acqua salata i broccoli che io ho già fatto precedentemente. E con una forchetta li schiacciamo poco poco. Andiamo ai fornelli. In un tegame ci mettiamo un filo d'olio e l'aglio fatto a pezzettini. E le acciughe. Dopo poco ci aggiungiamo pure dei pezzettini di peperoni. Facciamo cuocere finché le acciughe non si saranno sciolte. Nel frattempo tagliamo il prezzemolo. A questo punto ci aggiungiamo i broccoli. Se serve aggiungete anche un po' di acqua di cottura per formare una cremina. Aggiustiamo di sale. Per la pasta in questo caso io scelgo dei formati corti e intanto che bolle l'acqua ci prepariamo la provola affumicata. Cotta la pasta, l'aggiungiamo con i broccoli, ci mettiamo la provola affumicata e giriamo per bene il tutto. Mi raccomando, la pasta va tolta leggermente prima perché l'ultima cottura la facciamo qua dentro. Il prezzemolo, abbondiamo. In genere ci va il pecorino, però va bene quello che avete in frigo. E il peperoncino calabrese, però mi raccomando, questo è molto piccante, quindi se vi piace veramente mangiare piccante, io no, però per Cosimo ce lo metto. E il nostro primo è pronto, semplicissimo da fare.